Potenza, anno 2018, lo diciamo per i posteri perché ormai mi sto perdendo. E torniamo sempre con Radio Saiuz qui. Non siamo a Piazza del Popolo, siamo Piazza Ninni, lo diciamo perché magari se c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando e fatalità è a Faenza, magari ci viene anche a trovare. Non capisci. Bisogna dare sempre le coordinate, no? Ma esatto, chi siete? Esatto. La luna? Va bene, scherzi a parte. Chi abbiamo qui? Gabriele. Gabriele. Assolutamente sì. Anche tu, ciao, ennesimo artista di oggi. Esatto, sì. Sono Gabriele, ciao. Sono qua per rappresentare la band, sono il cantante della band Terracomera. Sì. È un nuovo progetto di inediti che uscirà il singolo il 15 di ottobre, quindi per ora non troverete ancora nulla online se non le nostre pagine ufficiali. Poi il 15 di ottobre uscirà il nostro singolo. Bene. E da lì poi si spera che entro il 2019 uscirà il disco completo. Diciamo. E chi vi segue come etichette? Allora, diciamo che ora abbiamo Giacomo Lore, che è un ragazzo che ha uno studio che si chiama G-Lab Studio, sì, e ci sta producendo interamente il disco, ci sta aiutando per quanto riguarda gli arrangiamenti. Bene. Io naturalmente, come ho già detto, non sono da solo, la band è formata da altri due componenti, che è un bassista che si chiama Simone Orlandi. Bene. E la chitarra Matteo Lampis, e insieme arrangiamo tutto quello che proporremo poi nel disco, lo facciamo e lo riproponiamo insieme. E voi di dove siete? Che poi siamo di Sarzana. Quindi provincia di La Spezia, esatto, beh, l'ultima città della Liguria. L'ultima città della Liguria, sì, è vero. Esatto. Sì, beh. Mi senti questo fuori le quinte? Esatto. Ogni tanto ci sono queste invasioni di campo, persone sconosciute, beh, giusto che girano intorno. Cioè, siamo tipo uno squalo. Esatto, ok, bellissimo. No, detto questo, no, e l'etichetta invece dove è? Scusa, lo studio, diciamo che no, è di Carrara. Ah, ok. È di Carrara, poco distante da noi, esatto, perché alla fine sì, sta sì, a 5 minuti da noi. Stranamente in geografia in questo momento sono uscito a collocare tutte e due, quindi molto sono uscito stranamente a collocare. Molto difficile. Quindi dimmi una cosa, come pagine, social, sito, dove ti troviamo? Allora, ci potete trovare su Instagram, sì, come Terracomera, e su Facebook. Sempre Terracomera. Mentre quando uscirà mentre quando uscirà il singolo ci potrete trovare su tutte le piattaforme online, quindi da YouTube con il nostro videoclip, perché sì, uscirà anche il videoclip. Bene. Su Spotify, su iTunes, iCloud, qualunque cosa troverete. Tutte le piattaforme, cercheremo di essere ovunque. Del prezzemolo, praticamente. Cercheremo di farci trovare ovunque. Ho capito. Senti, come date, avete già qualcosa? Per ora non ancora. Stiamo aspettando l'uscita del disco, l'uscita del singolo, per vedere un po'. Bene. Qual è il responso, qual è, diciamo, noi è tanti anni che lavoriamo, ormai sono 2 anni che stiamo lavorando dietro questo disco. Insomma, è tanto roba, tempo, sì, stiamo cercando di fare una cosa un po' diversa, un po' particolare, quindi stiamo cercando di crearci il nostro spazio. Bene. Aspetteremo qualcuno che ci chiederà e cercheremo noi tante date per poterci farci poi ascoltare in giro. Intanto dovete anche un po' tirarvela, che sai che l'artista no, di quello dannatori. Quello non fa tanto più. Riuscite sabato, primi stasera? No, guarda, c'ho da fare. No, quanto ci paghi? No, guarda, devo guardare Alberto Angela in TV, scusami, ma più ho altri impegni. Altri impegni, perdonami. No, bella questa cosa, no, adesso una battuta dell'altra, certo, cerchiamo certo un pochino di... No, diciamo che bisogna strutturare tutto per sì, bene, sennò non ci riusciamo. Quindi insomma, le cose da fare sono... Esatto. Terra Comera, che è quello che poi ci interessa, come per tenervi bene impressi in mente, perché sì, adesso abbiamo solo raccontato un pochino dalla tua voce, che cosa fate, che cosa siete, magari poi sui social, tramite i social, e non solo, magari anche in qualche diretta live, qualcuno potrà anche seguirvi dal vivo, non solo magari... Il gruppo di La Spezia, anzi di Sarzana, ma magari sì, potrete anche un pochino estendere il vostro bacino d'utenza, certo, no? Questo è importante di questi tempi. Io ti ringrazio e grazie, come ormai sai, perché di fuori l'inquadratura poco fa, adesso c'è anche una bella foto di facciamola più che volentieri. Grazie mille, grazie mille. Ci aspettiamo il 15 e ci vediamo. Guardate, guarda come passa davanti, è inutile, è bellissimo, no. Mi passa, è uno squalo. È una scuola che è annegata lo scuola. Vabbè, ti vedo il microfono.